Quello che le donne non dicono, canta la Mannoia. Quanti di voi hanno cercato di comprendere profondamente il complesso funzionamento dell'animo umano femminile? Bene, oggi questo video è proprio per te, perché voglio svelarti 5 elementi che renderanno felice la tua donna. Caro, naturalmente non ti sto facendo un decalogo per aprire la chiave del suo cuore, ma ti sto dando alcuni suggerimenti. Il resto del compito tocca a te. 1. Falla ridere, ridere e ridere. Sì, alla base di un rapporto complice e sereno c'è la possibilità di potersi lasciare andare con entusiasmo e ridere insieme. Per noi donne è molto importante ridere in un rapporto, e l'uomo che riuscirà a farci ridere anche nei momenti più difficili avrà in mano la chiave del nostro cuore. 2. Non sentirla solo, ma prova ad ascoltarla. È chiaro che uno dei must have delle donne, oltre a collezionare scarpe col tacco eleganti, è quello di voler parlare apertamente con il proprio partner e lasciare un libero flusso ai pensieri. Spesso si vedono scene di donne che appunto fanno lunghi monologhi, e l'uomo che sta lì e subisce questi grandi turpiloqui. Allora, per rendere felice la tua donna dovrai fare un cambiamento. Cambia e trasforma il tuo ascolto passivo in ascolto interessato. 3. A proposito del teorema di Ferradini, sì, Ferradini ha analizzato appunto il funzionamento del femminile ed è emerso che uno degli elementi che rende infelice la donna è il fatto di avere un rapporto appiattito, un po' noioso. Quindi quello che puoi fare è sicuramente cercare di mantenere un rapporto stimolato, un po' sul filo del rasoio, dove poter alimentare un po' di mistero, di stuzzicare la tua donna, certamente nei limiti del rispetto. 4. Sorprendila. Sì, a noi donne piace essere sorprese, ma non servono sorprese enormi o grandi situazioni. Bastano piccoli apprezzamenti, accortezze, carezze, attenzioni. Una donna non vuole sentirsi mai data per scontata, e ci sta che in un rapporto duraturo, dove la routine, la quotidianità e l'abitudine prende il sopravvento, ma è importante non darsi mai per scontati e non considerare l'altro una sola presenza. Chiaramente questo vale per l'uomo e per la donna. Bastano delle piccole attenzioni, come ad esempio un post-it lasciato ogni giorno vicino alla tazza del caffè. 5. Ricordati di essere il suo compagno e non il suo primo figlio maschio. È molto importante che ci sia un equilibrio nei ruoli, sia nella gestione organizzativa sia nella gestione familiare. Quindi collaborazione, divisione dei compiti e lavoro di squadra sono fondamentali per rendere la tua coppia una coppia felice. Facendo questi 5 elementi che ti ho suggerito e guardandovi ogni giorno negli occhi con la stessa intensità e la stessa amore che avete provato le prime volte che vi siete conosciuti, vedrete che la vostra coppia durerà nel tempo e tu avrai accanto la donna che desideri e felice. Bene, alla fine di questo video ti chiedo di commentare e fammi sapere cosa ne pensi di quello che abbiamo detto oggi, se già metti in pratica questi suggerimenti di cui ti ho parlato o se vorresti metterli in pratica. O se tu, cara amica, hai accanto un partner che già fa queste cose o vorresti che facesse queste cose, scrivilo qua nei commenti. Iscriviti al mio canale YouTube per essere quotidianamente aggiornata sui prossimi video in uscita e sulle tantissime tematiche che tratteremo, e iscriviti sui miei canali social Facebook e Instagram per avere un aggiornamento e un contatto quotidiano e giornaliero con me. Ciao, al prossimo video!